Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Una vacanza in Egitto si è trasformata in tragedia per la famiglia di Davide Baggio, 56 anni, e sua moglie Chiara Tombolato. Un terribile incidente stradale ha causato la morte dello sportivo e il ferimento della consorte. Il 29 giugno 2024 la coppia aveva programmato un'escursione da Hurghada a Luxor. A causa di un overbooking sull'autobus previsto, hanno optato per un servizio privato. Purtroppo l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, forse a causa dell'esplosione di uno pneumatico. L'incidente è apparso grave fin da subito. Davide Baggio, sul sedile posteriore, è deceduto, mentre sua moglie, seduta accanto al guidatore, è gravemente ferita. Ricoverata presso l'Elguna Hospital di Hurghada, la donna non è in pericolo di vita, ma ha riportato fratture che richiedono un intervento chirurgico sul posto. La tragedia ha sconvolto la famiglia e gli amici di Davide Baggio, un uomo amato e rispettato da tutti. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. La moglie Chiara invece è in attesa di essere trasferita in Italia per ulteriori cure e riabilitazione. Le autorità locali stanno indagando sull'incidente per comprendere le cause e accertare eventuali responsabilità. Intanto la famiglia di Davide Baggio è in lutto e chiede rispetto e privacy in questo momento.